Dopo essere andata ad un passo dal successo in gara 1, la Delfessa Avellino torna in campo questa sera al Palaterme di Montecatini, palla a 2 alle ore 21, per affrontare la seconda gara della serie. Montecatini si ritrova in vantaggio 1-0, un punto strappato nel corso di un rocambolesco finale con la cattiveria agonistica di Arrigoni e le giocate di Benitez, sornioni per 35 minuti per poi svegliarsi nel momento decisivo. Avellino, nessuno può dire il contrario, ha buttato la vittoria nei minuti finali dell'ultimo quarto, dilapidando un vantaggio di 9 punti. La gara è cambiata negli ultimi 5, allorché la squadra di casa ha dato un giro di vite alla difesa, alzato l'intensità e trovato canestri facili in attacco. Per come è andata la gara, il primo match di questa serie potrebbe essere addirittura già decisivo. Avellino ha giocato la sua partita mettendo in difficoltà un avversario che in attacco non brilla, e non solo per il 6-26 dalla lunga distanza. Montecatini ha fatto fatica a trovare spazi in area contro la difesa avellinese, che occupava lo spazio con Bortolin accoppiato con Arrigoni, a cui dava metri scommettendo sulla scarsa attitudine perimetrale del lungo avversario. In gara 1 abbiamo giocato sicuramente un'ottima partita e, come ha sottolineato lo stesso coach, nel finale avremmo dovuto fare meglio. Impariamo dai nostri errori per poter essere maggiormente attenti nel corso di questa serie, afferma Leska Nikolic. Iniziando dalla gara di martedì, abbiamo dimostrato di poterci giocare alla pari contro un avversario molto forte. Da testare le condizioni di Mia Vasl, uscito dolorante alla caviglia sul finire di gara 1. Stasera entrambe le squadre si presenteranno con delle novità tecniche utili ad indirizzare questa serie dei playoff.